sono passati 3 anni da quando è uscito il mio ultimo disco che raccoglieva le canzoni più importanti e significative della mia carriera e ne sono passati ben 4 da quando ho pubblicato il mio ultimo album di inediti. Direi che forse è un po' troppo tempo per le mie corde vocali. In realtà comunque non mi sono mai fermata in questi 4 anni perché ho fatto molti concerti e ho fatto la promozione del disco che ho registrato in inglese e che ha rappresentato la mia prima, chissà, forse unica avventura americana. Sono passati anni decisivi, molto significativi davanti ai miei occhi, che mi hanno sicuramente permesso di fermarmi, di ragionare e magari guardare con più attenzione dentro di me. Questi 4 anni mi hanno portato qui a questo disco, che è un disco sofferto, molto voluto, pieno di desiderio e voglia di esprimermi al massimo. Questo è un disco che ha una storia, è fatto di testi scritti, poi riscritti, di nuovo cambiati. Avevo bisogno di fissare le parole e le sensazioni che realmente provavo in tutto il tempo, tutto il periodo che ci è voluto per realizzarlo. E soprattutto avevo veramente bisogno di sentirlo completamente mio. Finalmente canto in italiano e in spagnolo, 2 pensieri che corrono insieme nella mia mente e nelle mie cose di sempre, 2 passioni indispensabili per me. È stato come fare un lungo viaggio in 2. Io e la mia musica, io e le mie canzoni, che prima avevano solamente un titolo e che in base ai cambiamenti, alle situazioni, si trasformavano insieme a me per diventare con me la persona che sono oggi. Fondamentalmente sono istintiva, sensibile, sono anche molto testarda, però non essendo più una ragazzina e soprattutto desiderando di sentirmi una donna, quello che cerco è di dimostrare a me stessa e agli altri che sono più matura. Queste canzoni sono l'abito che veste la mia anima e il mio spirito di donna entusiasta e desiderosa di vita, la donna che io sono oggi. Per la prima volta non ho bisogno di raccontare o spiegare o sezionare il contenuto delle canzoni di questo disco. Credo abbiano la forza di raccontarsi da sole, credo che in realtà sia sufficiente ascoltarle e proprio da qui infatti parte la scelta del titolo del disco, Resta in ascolto. Ogni tanto penso a te. È una vita che Resta in ascolto, infatti, è anche una canzone ed è la canzone che ho scelto come portavoce di questo nuovo disco. È la canzone di una persona che impara a vivere e impara a farlo da sola. Per la prima volta consapevole nel bene e nel male e per la prima volta senza necessariamente dover dipendere da qualcun altro. Resta in ascolto è la canzone che ha aiutato la mia rabbia a trasformarsi in serenità. Io credo che tutte le persone che sono ferite prima o poi hanno bisogno di sfogarsi in qualche modo e io l'ho fatto attraverso questa musica e queste parole. Non c'è per te, non c'è. Pull that cord.
Il videoclip è l'esatta fotografia di quanto ho scritto nella canzone. Infatti parla di dipendenza, materiale o psicologica, raccontata in piccole storie che la gente vive ogni giorno. Il mio canto e i miei movimenti sono sicuramente più intensi ed arrabbiati rispetto alle sequenze che fino ad oggi ho girato nei precedenti video. E anche questi sono la fotografia del messaggio che voglio dare. È un po' come dire basta, non rinnego nulla del mio passato, però adesso ho bisogno di me, di amarmi e di ascoltarmi. Gli elementi essenziali di questo album è stata la voglia di sentirmi circondata da musicisti e collaboratori italiani, anche perché dopo tanti anni di esterofilia mi sono guardata intorno e ho cercato di capire quali fossero le mie esigenze, e sono tornata a casa e ho capito che a casa c'era il mio disco. Qui, tra le cose che ho qualcosa di più che non ho. Gli autori come Cheope, Daniel, Cesare Chiodo, Biagio Antonacci, Antonio Galbiati, Gaetano Curreri, Saverio Grande, Vasco Rossi, gli arrangiamenti di Aldo Parisini, Celso Valli, anche il regista del video per esempio, Paolo Monico, sono tutti italiani che insieme a me hanno creato questo album che si chiama appunto Resta in Ascolto. Poi è vero che mi piace collaborare con le persone che stimo, con quelle persone che penso possano darmi quello di cui sento di aver più bisogno artisticamente parlando, quindi anche musicisti o produttori non italiani, ma è il concetto che cambia, e questo senz'altro non è un disco fondato sulla ricerca dell'internazionalità a tutti i costi. Ieri ho capito che era oggi che comincio senza te e tu. È nato dalla stima che ho per la cultura musicale della mia terra, ed è stato molto interessante per me vedere che erano gli altri a venire incontro a me e a quello che io volevo fare, a ciò che avevo in mente musicalmente. Viaggiando e vivendo in giro per il mondo, logicamente nel sangue mi scorrono un po' di tutte le cose che i musicisti stranieri, gli autori o i produttori non italiani mi hanno insegnato. Siamo arrivati all'Air Studio. Hi, Mr. Rick Knowles. Chi stimo è qui con me, parlo di Rick Knowles e tutti quei musicisti che hanno collaborato alla produzione di questo disco. E parlo anche di un artista che mi ha dato l'onore di poter interpretare una sua canzone inedita. E mi abbandono a te, la mia pace stabile. Madonna ha scritto la canzone che in italiano ho chiamato E mi abbandono a te. Sinceramente non me l'aspettavo, è stato emozionante e non è il solito modo di dire. Per me è stato veramente incoraggiante vivere questa collaborazione. Non nascondo anche di aver avuto un attimo timore quando mi sono trovata a dover scrivere il testo, di non essere comunque all'altezza. Mi ricordo che ad ogni parola che scrivevo mi domandavo che cosa avrebbe scritto lei se fosse stata italiana. Beh, un po' lo è, le sue origini sono anche quelle mie. Credo che questo in realtà sia molto affascinante. Resta qui
Posso certamente dire che con questo disco ho realizzato un desiderio che fino a poco tempo fa non avevo neanche il coraggio di sognare. Se fosse per nostalgia. Sto parlando della mia collaborazione più particolare, che è quella con Vasco Rossi. Vasco secondo me è il cantautore rock italiano più interessante, è comunque quello che da tantissimo tempo accompagna la mia vita con le sue canzoni, con le sue poesie, dico io, perché molto spesso mi ha dato delle emozioni forti e differenti, gioia, rabbia, amore, coraggio. Vasco per me è come Picasso e una volta gliel'ho anche detto, perché cantare una sua canzone, come è Benedetta Passione in questo disco, è un po' come essere il pennello nelle mani del più grande pittore. Non ho bisogno più di niente adesso che... E poi c'è Biagio Antonacci. Potrei dire mio fratello quasi. Biagio è un cantautore che va oltre, è in grado di scrivere e di raccontarmi esattamente come sono, come se vivesse le mie stesse emozioni. Dopo aver scritto Tra te e il mare ci siamo conosciuti meglio ed è tra l'altro a lui che io ho confidato molti miei pensieri. Ed è a lui quello che mi è stato più vicino quando sentivo di aver bisogno, non so, anche solo di un messaggio o di due parole. Lui direbbe che conviviamo il nostro volerci bene. Non a caso, e tra l'altro senza mai accennargli nulla, lui ha scritto la canzone che si chiama esattamente come l'intero concetto del disco. Si chiama Vivimi. C'è bisogno di vivere. Devo ringraziare molte persone, tra le quali Gabriele, che è il mio nuovo manager, al quale devo dedizione e tolleranza e soprattutto la sua pazienza mi è stata assolutamente necessaria per crederci ancora. Traslocato di amici abitudini. Poi Daniel, un ragazzo davvero pieno zeppo di talento, come dico io, tanto strano quanto meraviglioso. Vorrei che mi accompagnasse per sempre sia come amico che come collaboratore. Scriverò il tuo nome in maiuscolo. E poi c'è Cheope, al quale vorrei poter dare almeno la metà di quel bene che mi ha insegnato a vivere e nel tempo anche a scrivere. Secondo me è un vero uomo. Io quasi colpevole di poterti dire che... Alda, che è nata per organizzare e coordinare la vita di un artista, ma in realtà per me lei è molto di più. Ha messo in ordine i pezzi di confusione che avevo dentro di me, dandomi molti consigli, posso dire materni. Secondo me è una persona unica e penso che quando lei si ritirerà lo farò anch'io. Sono le emozioni che creano i miei dischi. Esiste dentro noi. Le persone che amo e sanno amarmi hanno fatto in modo che potessi guardarmi una mattina allo specchio e dirmi: è ora di ricominciare. E così è nato Resta in Ascolto. Suits.